Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in collaborazione con BlueStack. Oggi siamo su un altro gioco molto interessante. Io sotto le feste e sotto Capodanno non vi lascio senza giochi, anzi ve ne metto addirittura di più del solito. Guild of Heroes ragazzi, andiamo a provare questo Guild of Heroes insieme da BlueStack, perché con BlueStack ci troviamo più comodi. Vi ricordo sempre che il link lo potete trovare qua sotto in descrizione per installare BlueStack 4 e per installare il gioco, ragazzi. Allora, si prosegue immediatamente, aspettiamo che scarica un attimino. Allora, il gioco è molto simpatico, assomiglia molto a un ipotetico Diablo, uno stile RPG dall'alto, e anche multiplayer, perché ho visto ci sono altre persone online. Ho saltato il tutorial come mi è stato richiesto e io direi di andare avanti. Allora, proseguiamo, intanto vediamo un po' se abbiamo qualche reward di quelli del Signap. Ok, sono entrato in gioco, quindi mi hanno regalato robina. Le quest già le abbiamo raccolte perché l'ho raccolta io. E qui c'è una chat enorme. Niente carbone, niente calze. Gilda Ita, wow, c'è gente italiana che gioca. Che bellezze. Ok, allora, direi che a questo punto potrei seguire la freccia. Io ho scelto il guerriero, che mi dà appunto le abilità con la spada. Questo penso che sia una sorta di attacco ad aria a giro, e questo attacco ad aria frontale. Allora, vediamo un po'. Qui ci sono anche degli shop dove possiamo comprare cosine con le gemme in questo caso. Posso aprire delle chest. Ci sono i booster per potenziarsi, delle rune, i pet addirittura che si sbloccano a livello 25 e si possono vendere gli oggetti che troviamo. Quindi penso che sia proprio un RPG classico e dobbiamo andare anche a fare dei mob. Ok. Allora, abbiamo anche i tasti bindati, visto che siamo da BlueStack. Z, X, C, V e F, quindi tutti in fila. Ok. Ci stiamo, va benissimo. No, più che altro è la F che sta messa là e non so a che cosa serve. Allora, andiamo a provare alla Farmland. Andiamo all'avventura. Ok, da soli. Sto andando da solo. Giustamente si potevano anche raggruppare altre persone o cercare un gruppo per giocare insieme. Allora, la grafica, giustamente ricordatevi che siamo da smartphone. In questo caso siamo su BlueStack, quindi siamo un po' più comodi. Allora, arrivano dei mostri. Ok, combattimento è libero. Perfetto, abbiamo massacrati anche perché è la prima volta che giochiamo, quindi è abbastanza easy. Ok. Vabbè, questi sono dei poveri goblinini che hanno anche il cappello come l'immagine del gioco. Io intanto mi vado a prendere il gold, grazie. Si potrebbe mettere anche l'autoplay, ma a noi non ci piace giocare in automatico, quindi andiamo a mano. Ok, se tengo premuto non cammina, quindi è tutto da tacciare fino al movimento. Ok, vai, attacca tutti e tre. Boom! Un po' sprecato, sinceramente. Ok, vediamo se riesco a fare un attacco frontale. È andato abbastanza bene. I movimenti laterali non mi evitano gli attacchi, quindi devo essere molto attento ai movimenti che faccio. Ok, siamo rimasti a mezza vita. Tu muori così a mano, tranquillo. Ok, prendiamoci gold, grazie. Mi li raccoglie da solo a fine combattimento, e questa è una cosa comoda. Ho un regalo che mi ha dato robina, drop. Ok, andiamo nella cassa. Allora, posso equipaggiarmi? Sì. Ho un pezzo di armatura. Come sono bello. Ok, andiamo avanti. Abbiamo trovato una cassa regalo. Penso regalo di Natale a questo punto. Ok. Siamo qui pronti. Giustamente un attacco mi è andato sprecatissimo. C'ho pochissima vita. Secondo me ci deve essere un modo per curarsi. Ah, la pozione. Guarda. Ok. Venite tutti di fronte a me, gentilmente. No, perché questi sono ranged. Mannaggia a me. Ok. Tu, vabbè, botte secche e basta. Vediamo un po' se arriva qualcun altro. Sì, eccoli. No, altri 2000. Ok, ad aria. Oh, altra gente. L'ho lisciati. Mamma mia, che brutta azione che ho fatto lì. Ho la brutta sensazione che alla fine ci sarà una sorta di boss. E questo mi preoccupa tanto. Oh, oh, arriva gente. Bam, bam, bam. No, così ad aria mi state sulle balls. Ho una cassa, quindi la missione era soltanto che i goblin. Ok, loot. Ci prendiamo anche delle scarpine. End level. Mio primo livello. Anzi, reward, guardate la robina. Allora, ritorno un attimo in città perché voglio prima equipaggiare i pezzi. Comodamente, sinceramente.
Vi faccio vedere pure magari qualche persona in giro, perché prima non so se si è vista, c'erano altre persone che camminavano a spasso. E quelli sono player, nella città principale i player sono fisici, eccoli, queste sono tutte persone. Addirittura guardate che carino questo, c'ha l'armatura e la cosa di Babbo Natale. Se ci pigio sopra posso vedere il suo inventario. Penso che sia qualcuno di grosso, livello 95. Ammappede. È enorme la gente da ste parti. Allora, dovevo equipaggiarmi, quindi grazie, per fortuna me lo ricorda il gioco all'inizio. Ok, diciamo che siamo equipaggiati in modo decente. Quindi potrei andare a fare altre missioni. A sto punto, giochiamo un po'. Allora, Farmland l'avevamo fatta. Devo fare il secondo stage di Farmland. Potrei fare recruit. Gente? No, mi sa che è da sola questa rimissione ancora. Ok. Queste sono abilità che si possono ottenere. No partner hired, ok. Potrei richiedere un partner se vuole venire. Ah, posso prendere anche partner automatici che però mi costano un tot. Ok, questo è interessante come cosa. Sinceramente, per adesso non vorrei utilizzarlo. Difficoltà normale. Ok. Andiamo avanti e vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Se riusciamo ancora a menare gente, se siamo un po' più resistenti. Rimettiamoci con i pulsanti giusti. Ok, quindi quando si entra dentro a questi cerchi partono le battaglie. Ok, proprio all'avvio, appena arrivate, ve piglio, vieni, vieni, dov'hai? Ah, prendete pure dietro alla casa, schifosi. Bam, frontale ad area, ciaone. Ok, niente, mi piglia pure dietro alla casa, va bene. Una nuvola sta passando e non mi sembra molto tranquilla. Ho fatto la cavolata, ho sprecato una spell, però ho fatto il level up. E andiamo a ammazzare sto maghetto, va. Caone, cominciano ad arrivare pure dei goblin un pochino più grintosi. Oh, pantaloni, pantaloni, pantaloni per terra. Pantaloni nuovi. Ce li andiamo a indossare immediatamente. Equip. Ho detto equip. Ok, ce l'ho fatta. L'ho aumentato, perfetto. Proseguiamo con la nostra avventura. Siamo livello 2. Non so che bonus effettivamente possa dare questo livello 2, se è solo a statistiche o anche abilità. Scopriremo solo giocando. Bam! Ciaone! Allora, tu prendi botte tranquillamente perché sei comunque povero goblinino. Ah, alle spalle, proprio così? Ciao! Ah, no, posso evitare i colpi. Pensavo di no, invece l'hai evitati. Ah, ok. Vediamo un po' chi arriva. Eccoli che arrivano, altri goblin che mi inseguono. Giustamente un colpo mi è andato sprecato, te pare. Qui non mi conviene tirare questa spell perché va sprecata perché è una ad area frontale. Ok, dammi gold, grazie, gentilissimo. Ok, per adesso mi indica lui, probabilmente poi sarò libero. Una cassa. Cassa regalo e mi ha dato anche l'arma, oltre che la pozione. Posso cambiare arma e questa dice che è più potente della mia. Sbam, si sale. Diventiamo più forti. Ciao, goblin col cappello. Boom. Chi è? Sottone ad aria. Sto prendendo botte però, non vorrei dire. Ah, mi avete lisciato. Aspettate, comincio a prendere un po' di botte. Sicuramente mi sono curato stavolta. Stavolta mi è servito, forse era apposta il fatto della pozione per farmi imparare il fatto del usa le pozioni quando stai in pericolo. Vediamo un po', arriva qualcuno? Arriva qualcuno con la mazza brutta. Ok. Allora, tu muori, vai giù. Meglio shottarli immediatamente. Ok, ho sprecato un colpo, oserei dire. Qualcuno ha sprecato una pozione. Ok, vai così. Ci ha dato i bracciali. E questo è buono. End level, grazie. Return to town. Ok, cominciamo a prendere robina. Interessante, interessante. Cominciamo a potenziarci un po'. Ok, i caricamenti per fortuna sono molto veloci. Le persone allo spawn sono sempre tante. Infatti, per sbaglio ci clicco anche sopra. Allora, so che adesso abbiamo una spada da vendere. E direi di vendermela. Mi darebbe 28 gold.
Questo invece mi potenzia, quindi me lo tengo. No, che non voglio vendere tutto, solo quello. Ok. E direi che per adesso stiamo bene. 718, io mi vado a mettere quell'equip. Olle. Equipa. E ci potenziamo ancora. Perfetto. Cominciamo a diventare simpatici. Mi dice di andare da sto tizio. Briu. Ok, posso prendere delle pozioni. E per un tot di tempo ogni 10 minuti ne posso prendere 5. Gratuitamente. No, al costo di 75 monete. Però la prima me l'ha data free. Quindi mi sa che ogni tot è free. Ah, posso speed appare. Ok. Grazie, take. Briu. Stavolta ho pagato e posso decidere di speed appare o meno. Però uso le gemme. Perfetto, quindi sappiamo adesso come funziona per crearci le pozioni da soli. Allora, adesso io che cosa posso fare? Allora, a parte tutta sta zona molto ampia, molto carina. Lì c'è una cassa che si sblocca a livello 9. Qua penso ci siano delle missioni che arriveranno dopo, degli eventi. E direi di fare l'ultimo di Farmland. Allora, le abilità... Esattamente, bisogna trovarle. Ok. E vorrei provare, anche se non converrebbe, a pagare uno di questi. Ok, voglio vedere se quello viene a combattere insieme a me. Tanto è una prova, ragazzi. Poi se vi piace il gioco ditemelo qua sotto nei commenti. E se siamo veramente in tanti, casomai lo portiamo. Ok, adesso ho un minion in pratica appresso che mi segue, che è quest'arciere. Ottimo. Quindi adesso ho un aiutante pagato, fior di quattrini, ma è un aiutante. Mamma mia, le abilità. No, scusami, se rimani con me per un po', mi fai un grande favore. Va bene. Questo Bokorom è OP. Non sto facendo niente. Intrigante. Facciamo fare tutto all'arciere. Ok, una cape, quindi un cappellino per noi. Ma no, non serve trascinarlo. Faccio equip, faccio prima. E andiamo avanti. Abbiamo comprato il tizio P. E ce lo portiamo appresso. Una cassa regalo. Come dai? Ok, pozioni e simili. Perché stai facendo questo gioco? Io pigio. Ah, perché ho pigiato due volte. Due su due, non so che cosa. Ah, un boss. Mi ha stordito. Brutto goblinino. Ah, che ha chiamato gli amici. Tifoso. E si è dato. Ah no, eccolo, sta qua. Altro che si è dato. Ci sta, ci sta. Ah, e botte delle pigli, dove vai? Non chiamare gli amici, sei morto. Ah, però gli amici sono arrivati uguali, anche se lui è morto. Bellissima sta cosa. Ok, abbiamo guadagnato un arco. Ok, e dei bracciali. 5 diamanti, soldini, cloth cap, healing drink, tutta la robina che abbiamo trovato. Buono. Ok, potrei andare avanti come potrei rimanere qui. Allora, io me ne torno in città. E, ragazzi, direi che più o meno abbiamo capito la logica di questo gioco. Diciamo è una sorta di Diablo a zone, quindi non proprio completamente libero. Combattimento libero, capacità di evitare anche i colpi. Combattiamo contro dei mob che piano vanno a potenziarsi con varie abilità a distanza e da vicino. E poi cominciano ad arrivare ogni tanto anche dei boss con delle skill personali. Quella addirittura c'aveva la chargiata in avanti, la botta in avanti per un tot che si poteva parare, quindi miss. E in più c'aveva la possibilità di chiamare degli alleati al suo cospetto. Allora invito party, quindi potrei anche invitare nel party altre persone per giocare con me. Ok, interessante questa cosa. Va bene ragazzi, spero che questa puntata vi sia piaciuta, vi ricordo il link in descrizione per scaricare BlueStack 4 e scaricare questo gioco molto interessante, arrivate a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag BlueStack qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo in un prossimo episodio.